dimentica di giudicare, prova a pensare, pensa che vuoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano, passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa. Degli antichi greci, dove si creava e dove oggi cerchiamo di creare, di fare insieme, ecco, un percorso che parla alle coscienze e crea la legalità come fatto di vita vissuta. Accanto a me vorrei la preside, la DS, la dottoressa Giuseppina Gugliotta, Giusi Gugliotta, perché questo progetto è nato grazie all'assessorato regionale, all'istruzione e alla formazione professionale, che ha individuato come scuola capofila l'IPS Federico II di Enna con la dirigente Giusi Gugliotta. Saluto deferente alle autorità presenti e che dire, questo, ogni parola penso sia superflua perché le immagini hanno già parlato, hanno parlato i nostri cuori, perché questo progetto ha fatto breccia nei cuori di tutti noi, e in particolare nei nostri ragazzi, le nuove generazioni che non hanno vissuto quei drammatici anni che sono stati veramente terribili, per cui ho la cosa bellissima che i feedback che sto ricevendo sono da parte degli studenti, sono davvero gratificanti, perché non abbiamo sprecato del tempo. A volte si dice questi progetti sottraggono tempo alle attività didattiche, io penso che questo tipo di progettazione invece aggiunge, non sottrae. E per cui sono veramente molto contenta, sono anche particolarmente emozionata perché questo video è veramente toccante, toccante. Che dire, finalmente abbiamo aggiunto tanti tasselli a questo mosaico che oggi si completa. E per cui io non voglio sprecare del tempo prezioso, volevo ringraziare tutti, prima di tutto gli studenti che con passione, veramente con passione, hanno seguito tutti i vari momenti laboratoriali in tutti e cinque gli istituti, i docenti che con tanta passione e anche senza badare al tempo che si è dedicato al progetto, perché lo voglio dire, non c'è nessun compenso per i docenti, perché ecco, questa è la vera buona scuola, cioè i docenti che hanno dedicato il loro tempo con tanto impegno e con tanta professionalità e competenza, perché sono argomenti che non si possono affrontare così soltanto per trascorrere delle ore insieme ai ragazzi, quindi senza nessun compenso, e avete dedicato il tempo. Le mie due collaboratrici di questo progetto, la professoressa che ha coordinato il tutto, la professoressa Rossella Trovato, insieme alla professoressa Lisa Alessandro e di Dio, che mi hanno affiancata nell'organizzazione di questo progetto
così importante e impegnativo, e poi anche i dirigenti scolastici. Vedo qua Maria Silvia Messina dell'Istituto di Istruzione Superiore Napoleone Colaiani, che invito ad essere qua, e anche la preside Graziella Bonomo, vi prego di essere qua accanto a me, perché se tutto si è realizzato non vedo gli altri colleghi. Per il Lincoln, prego accomodatevi, e per invece il, c'erano tutti? No, manca qualcuno. Il liceo scientifico Farinato, non vedo la preside Marmo. Va bene. E tutti gli altri referenti. Però a fine di questo percorso progettuale fare dei ringraziamenti, come si è soliti fare, però fatti con il cuore, perché la condivisione di questo percorso con quanto capofila ha previsto come sempre il coinvolgimento di tante risorse umane. Quindi intanto il ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici che si sono veramente profusi col massimo impegno, ma soprattutto alla mia dirigente scolastica che è veramente coinvolgente, non solo, e che coglie qualunque sfida, appunto, è sempre pronta ad affrontare qualunque sfida. Intanto mi sento di ringraziare personalmente Lisa, con cui abbiamo una bella amicizia, ma abbiamo anche condiviso queste esperienze. Mi piaceva un po' il microfono. Io sono una donna fortunata, una dirigente fortunata, che come vedete sono collaborata da delle persone straordinarie, cioè, sì, ma tu riesci a fare tante cose? No, io da sola non faccio nulla, perché ho in questo momento loro due, ma ho tante professionalità, risorse meravigliose nel mio istituto, per cui non sono io a prendermi nessun merito, il merito è solo vostro. Dopodiché la scuola ovviamente ha fatto tante risorse, per cui tutto il personale ha collaborato ovviamente attivamente, ma abbiamo avuto un grande privilegio. Questo è stato un grande banco di prova per me, anche crescita personale, perché si parla di scuola aperta al territorio. Questa è stata proprio una bella esperienza di apertura di scuola al territorio, perché c'è stata una piena condivisione con tutti i partner del progetto, appunto di tutto l'iter progettuale, e abbiamo avuto bei momenti trascorsi insieme, intanto anche con tutti i referenti dei progetti che adesso vorrei invitare a salire sul palco, perché abbiamo condiviso gli aspetti organizzativi ma anche gli aspetti emotivi. Abbiamo vissuto, grazie anche a persone, ai relatori che abbiamo avuto presenti, momenti bellissimi di emozione. E quindi abbiamo fatto e concludiamo sicuramente soddisfatti questo percorso, ma intanto finisco qui invitando a salire Mariangela Savoca, referente per l'Istituto Colaiani, Dario Cardaci, che è stato il referente per l'Istituto Abramo Lincoln, Salvatore Nardone, referente per il liceo artistico, Padre Rugolo, che abbiamo detto è assente. Ringrazio tutti appunto per la collaborazione, perché abbiamo avuto un impegno quasi quotidiano, e soprattutto tutto ciò è stato possibile grazie a voi studenti, che siete sempre ovviamente il cuore di qualunque attività si programmi a scuola. Però a fine di questo percorso progettuale fare dei ringraziamenti, come si è soliti fare, però fatti con il cuore, perché la condivisione di questo percorso con quanto capofila ha previsto come sempre il coinvolgimento di tante risorse umane. Quindi intanto il ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici che si sono veramente profusi col massimo impegno, ma soprattutto alla mia dirigente scolastica che è veramente coinvolgente, non solo, e che coglie qualunque sfida, appunto, è sempre pronta ad affrontare qualunque sfida. Intanto mi sento di ringraziare personalmente Lisa, con cui abbiamo una bella amicizia, ma abbiamo anche condiviso queste esperienze. Mi piaceva un po' il microfono. Io sono una donna fortunata, una dirigente fortunata, che come vedete sono collaborata da delle persone straordinarie, cioè, sì, ma tu riesci a fare tante cose? No, io da sola non faccio nulla, perché ho in questo momento loro due, ma ho tante professionalità, risorse meravigliose nel mio istituto, per cui non sono io a prendermi nessun merito, il merito è solo vostro. Dopodiché la scuola ovviamente ha fatto tante risorse, per cui tutto il personale ha collaborato ovviamente attivamente, ma abbiamo avuto un grande privilegio. Questo è stato un grande banco di prova per me, anche crescita personale, perché si parla di scuola aperta al territorio. Questa è stata proprio una bella esperienza di apertura di scuola al territorio, perché c'è stata una piena condivisione con tutti i partner del progetto,
appunto, di tutto l'iter progettuale, e abbiamo avuto bei momenti trascorsi insieme, intanto anche con tutti i referenti dei progetti che adesso vorrei invitare a salire sul palco, perché abbiamo condiviso gli aspetti organizzativi ma anche gli aspetti emotivi. Abbiamo vissuto, grazie ad anche persone, ai relatori che abbiamo avuto presenti, momenti bellissimi di emozione. E quindi ecco, abbiamo fatto e concludiamo sicuramente soddisfatti questo percorso, ma intanto finisco qui invitando a salire Mariangela Savoca, referente per l'Istituto Coleanni, Dario Cardaggi, che è stato il referente per l'Istituto Abramo Lincoln, Salvatore Nardone, referente per il liceo artistico, Padre Rugolo, che abbiamo detto è assente. Ringrazio tutti appunto per la collaborazione, perché abbiamo avuto un impegno quasi quotidiano, e soprattutto tutto ciò è stato possibile grazie a voi studenti, che siete sempre ovviamente il cuore di qualunque attività si programmi a scuola, e se siamo riusciti ad farvi passare, ovviamente a dare un senso a tutto questo, se siamo riusciti ad farvi capire che la legalità conviene più dell'illegalità, che ogni giorno bisogna combattere contro appunto la disonestà, la corruzione, e soprattutto che la mafia ovviamente è una cosa che va tenuta lontano, e quindi se siamo riusciti in questo abbiamo dato un senso a tutto quello che abbiamo fatto. Grazie. Ad aprire questa giornata interamente dedicata ai lavori delle scuole per dai ali alla legalità. Grazie. Me ne voglio ir, voglio fare soldi e andarmene a questo posto. Cavi sono pietre vecchie e mare. Ragazzi, da oggi parleremo del giudice Paolo Borsellino. Lui amava parlare ai giovani e sui più bei discorsi li ha dedicati ai ragazzi. Diceva che la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Nella ricerca delle figure da inserire nella piccola pubblicazione che avevamo in mente di realizzare, insieme
al professore Cinino, che coordinava insieme a me questi lavori, siamo rimasti sconvolti dalla brutalità, dalla folle ferocia di un sistema che tutto può essere definito tranne che umano. E allora che cosa potevamo fare? Ecco, potevamo fare solo quello che abbiamo fatto, cioè ricordare i dimenticati. E pensate, ci sono 108 bambini massacrati dalle varie mafie, e in Sicilia purtroppo abbiamo il record: bambini e giovani donne massacrate inconsapevolmente, in una maniera bestiale, anzi il termine è inesatto, perché anche le bestie hanno delle regole. Qui i dimenticati, perché possano tornare, ecco, nella nostra memoria ed essere d'esempio. È dunque doveroso spendere due parole per la piccola Noemi, che a soli 4 anni è costretta a lottare tra la vita e la morte perché, come si suol dire, si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, ovvero nel bel mezzo di una sparatoria a Napoli, mentre giocava spensieratamente nel parco. Oh Signore, tu hai invitato i bambini a venire da te per stendere le tue mani su di loro e benedirli. Noi ti preghiamo di stendere ora la tua mano sopra Noemi per alleviare il suo dolore, per liberarla da tutte le sue sofferenze. Che la tua misericordia le ridoni la salute del corpo e dell'anima, affinché con un cuore riconoscente ella possa amarti e servirti. Te lo chiediamo perché tu sei amore. Amen.